Mister Del Girolamo, 2-0 della Melitese con l'Antoni Mina, possiamo dire, come l'abbiamo detto anche nella diretta, il primo tempo a favore della Melitese, nel secondo a favore dell'Antoni Mina. La differenza è che la Melitese ha segnato due volte e voi non siete stati capaci di metterla dentro. Beh, credo che la disamina della partita è stata questa più o meno, però voglio dire che sono veramente contento della squadra, anche perché oggi ci mancavano sei giocatori, e quando dico sei sono sei, non sono due. Quindi chi ha giocato ha fatto la sua parte. Oggi sicuramente non meritavamo di perdere, perché le occasioni più limpide le abbiamo avute noi. E quindi il calcio purtroppo è questo: chi mette la palla in rete vince, e la Melitese è stata brava a farlo nelle uniche due occasioni di cui un calcio di rigore, che io non voglio giudicare, ma credo che ci siano le immagini che parlano chiaro. Però sono contento della mia squadra, perché ripeto, oggi in grandissima emergenza, se avete visto, non avevo un cambio perché mi mancavano sei giocatori, dico sei, di cui sei titolari. Quindi di conseguenza la partita è stata bugiarda sotto il profilo del risultato, perché meritavamo sicuramente non di perdere, però il calcio è questo e quindi siamo stati puniti e la Melitese ha fatto il suo. Ci siamo accorti in effetti che qualcosa che non andava c'era, mancava anche Diop, diciamo, ha giocato almeno 15 minuti infortunato, ma la cosa che le volevo chiedere era, ho visto che all'inizio giocavate con 5 in difesa, anche sotto di un gol, poi dopo quando avete portato un po', avete cambiato questo modulo, invece l'Antoni Mina ha dominato. Sì, io dovevo fare di necessità virtù, perché essendo 12 contati e non potendo fare un cambio ho dovuto un po' mischiare le carte, tanti giocatori hanno fatto dei ruoli che non erano loro e di conseguenza, ma quello non è 5, 6 o 7 in questa categoria. Credo che voi abbiate visto la partita, l'Antoni Mina non meritava assolutamente di perdere, però nel calcio ci sta anche questo, bisogna migliorare, bisogna recuperare tutti gli effettivi, perché effettivamente non puoi venire qua, perché poi un cambio può determinare anche una partita, eccetera eccetera, non è il modulo che voglio dire, però io ho cercato in tutti i modi di poterla pareggiare. Sono contento dei ragazzi, per quelli che hanno giocato, che sei non hanno mai giocato, cerchiamo di recuperare più giocatori possibili per poter continuare il nostro percorso, che è un percorso di una salvezza tranquilla, e quindi di conseguenza sono altri che devono fare campionati diversi. Quindi sono molto contento della mia prestazione, c'è il rammarico, però voglio dire, dobbiamo lavorare per migliorare sotto porta, perché abbiamo preso anche due traverse, quindi ci sono le immagini. Oggi veramente brucia, perché non meritavamo assolutamente di perdere. Il presidente Filippone dell'Antoni Mina, premiato per essere stato 25 anni di presidenza, 50 anni è presidente dell'Antoni Mina, la fondazione della squadra dell'Antoni Mina, quindi complimenti a tutto il comune di Antoni Mina e quindi anche a voi per aver tenuto per così tanto tempo una importante categoria. Grazie dei complimenti. È una società che abbiamo fondato nel 67, il professore Pelle, io da 25 anni che mi onoro di essere presidente di questa squadra. Sì, li volevo chiedere, per oggi avete comunque dominato il secondo tempo, il primo tempo è stato a vantaggio della Melitese, forse vi aspettavate almeno un punto, anche se erano in tanti a mancare oggi in squadra dei vostri atleti? Ma no, io oggi, con la squadra che avevamo messo in campo, che ha messo in campo il mister, abbiamo fatto una bellissima partita. Il primo tempo abbiamo sofferto un po', ma il secondo tempo è stato a senso unico. Purtroppo il calcio è così, chi segna vince, e loro hanno segnato e hanno vinto. Comunque non meritavamo questa sconfitta, abbiamo fatto una bellissima partita, devo ringraziare tutti i ragazzi dell'impegno che hanno messo in campo. L'obiettivo dell'Antoni Mina è quindi una salvezza, ma credo che sia anche un obiettivo sociale il vostro, quello di dare qualcosa di culturale e quindi anche di sociale al comune di Antoni Mina, nella Locride, e quindi per tutti i giovani, perché si formino con lo sport. Sì, noi abbiamo, il nostro risultato è di divertirci, di giocare e divertirci, di onorare il gioco del calcio e cercare di tirarci fuori, di
cercare di, per le prime posizioni, dopo quello che viene prendiamo. Il nostro presupposto è di fare un bel campionato tranquillo, dopo quello che verrà prenderemo, non ci sono problemi. Polisportiva Melitese batte Antonimina 2-0, la parola a Domenico Tripodi. Sì, abbiamo vinto una partita dura e come al solito dopo 10 secondi abbiamo sbagliato un gol fatto con Zaccone, lui è abituato, nei primi minuti deve sbagliare il gol sempre in tutte le partite, e poi abbiamo avuto la costanza, la voglia di segnare, siamo passati in vantaggio. E poi è stata una partita combattuta, dura, loro hanno giocato la loro partita, e hanno anche a tratti giocato forse qualche volta meglio di noi. Noi abbiamo sofferto, abbiamo resistito ai loro attacchi quando vincevamo 1-0, e poi alla fine è venuto questo gol liberatorio che ci dà questa vittoria e questi punti che sono di vitale importanza per noi, perché finora avevamo raccolto meno di quanto avevamo seminato. Avevamo perso due partite, domenica scorsa una partita che insomma forse non meritavamo di vincere, ma sicuramente non meritavamo di perdere, quindi abbiamo perso una partita e ci siamo rimasti male, e quindi oggi dovevamo per forza di cose vincere, anche perché poi domenica prossima ci sarà un turno di riposo per noi, perché tu sai che in questo campionato ogni domenica riposa una squadra, e quindi sarebbe stato brutto non vincere, sarebbe stato brutto fermarsi senza una vittoria. Adesso insomma già è diverso, respiriamo e sicuramente il nostro campionato prenderà un'altra piega. C'è stato spazio per i giovani? Sì, di questo sono contentissimo, perché addirittura alla fine ha esordito Marrario, un 2001, e ci sarà spazio per tutti. Oggi hanno giocato parecchi, 2099, ma questa è la nostra politica, è la politica che abbiamo deciso di fare. Abbiamo fatto questo accordo con la calcistica, e quindi è giusto che i ragazzi provenienti dalla calcistica trovino spazio in questa squadra. Per 70 minuti non avete fatto sostituzione quasi? Sì, vabbè, il mister non ha ritenuto opportuno, anche perché la squadra non stava giocando benissimo, ma neanche male, non subiva, quindi stavamo lì per lì sempre per fare il secondo gol che poi non arrivava, e quindi anche il mister aveva paura di cambiare le carte, perché erano loro forse che dovevano fare qualcosa in più, quindi noi ci siamo tenuti nella nostra metà campo, abbiamo fatto qualche ripartenza, insomma una partita che abbiamo gestito bene. Portieri protagonisti? Il nostro portiere, siamo contentissimi, è un ragazzo, anche lui 2001, Manti, è un ragazzo che ha delle doti, no? È piccolino però ha delle doti, perché è di una freddezza indescrivibile in porta. Lui riesce a calcolare la palla quando va fuori, la palla ha avuto un'incertezza soltanto alla fine, però è stato sicuro per tutta la partita, è stato anche domenica scorsa addirittura ha giocato meglio perché in un campo insidiosissimo, perché era bagnato, ha piovuto, ma oggi ha fatto la sua onesta partita, ha giocato bene, ormai è un protagonista di questa squadra. Il cacciabombardiere Zaccone non ha segnato, ma ha tirato almeno una decina di volte dentro i pali. Vabbè, Zaccone, diciamo, ci ripetiamo sempre, diciamo sempre le stesse cose, Zaccone in questa categoria è sprecato, e comunque anche oggi ha fatto la sua partita, forse meritava il gol, però alla fine insomma è sempre un giocatore importante e una spina per le squadre avversarie, quindi noi senza di lui sicuramente non saremo quello che siamo, insomma non saremmo stati quello che siamo, quindi Zaccone ha molto merito. La difesa, con le buone e con le cattive, è riuscita a mantenere inviolata la propria porta. Sì, questo è un segnale importante, non subire gol è alla base per vincere le partite, perché poi tu bene o male qualche gol riesci a farlo, è importante non subire, quindi vabbè, è andata bene, dai, è andata bene, perché l'Antonio Milano è una squadra tosta.
6 punti in 3 partite sono un buon viatico per un campionato diverso rispetto ai precedenti. Sì, te l'ho detto, noi tutti gli anni abbiamo fatto sempre un anno sì, un anno no. L'anno scorso è stato un anno no. Quest'anno se dovrebbe essere un anno dai. Speriamo bene, noi il nostro obiettivo è quello di arrivare nei primi 5 posti per poter fare i playoff. Le novità ci sono state, quest'anno vi chiamate Polisportiva Melitese. Sì, sì, adesso quest'anno ci chiamiamo Melitese e quindi rappresentiamo insieme alle altre squadre. Noi ci chiamiamo Melitese, rappresentiamo Melito, poi ci sono altre squadre che rappresentano Melito, quindi noi abbiamo fatto, te l'ho detto, questo accordo con l'obiettivo di chiamarla Melitese, quindi partecipate sì. Anche al campionato regionale Under 19. Sì, 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 anche nell'Under 19 abbiamo avuto delle disavventure e comunque cercheremo anche là di rimediare. E tanto batte il martello finché fa gol, stiamo parlando di Roberto Latella, figlio d'arte di Giuseppe, è entrato sul finire della partita e ha messo il risultato in cassaporte. Ce lo vuoi descrivere? Buonasera, non sono una persona che segna sempre, però ho dato il mio contributo e questo è l'importante. Allora, descrivici questo gol, c'era tutta la rabbia, un missile terra-aria che ha piegato le braccia del portiere. Un gol normale che è servito per i 3 punti. E lo dedico alla dirigenza, all'allenatore e a tutti i miei compagni. Mister Ciccio Scordo. Oggi finalmente la squadra ha fatto, soprattutto nella fase difensiva, ha dato quello che credevo io, compattezza alla partita. Si è trovato comunque in difficoltà nel secondo tempo, primo tempo a favore dei padroni di casa, secondo per l'Antonimina. Sì, perché noi ci portiamo dietro la paura di subire gol, quindi i miei difensori si sono abbassati un pochino troppo e quindi abbiamo sofferto un pochino, anche se la squadra avversaria, diciamo che ci ha messo in difficoltà, ma con quelle palle lunghe che, però alla fine 2 traverse, una per tempo e 3 ottime parate di Mante, qualche golletto fallito per un niente. Sì, ma il nostro problema è sempre stato che abbiamo sempre subito un po' troppi gol. Un gol riusciamo sempre a farlo. Se riusciamo a migliorare dal punto di vista della fase difensiva, dell'atteggiamento e del coraggio, perché soprattutto è una questione di mancanza di coraggio, subiremo meno e di conseguenza riusciremo anche a esprimerci meglio. Il granatiere Zaccone ha tirato almeno una decina di volte dentro i pali, ma non è passato. Sì. Diciamo che sul rigore la punizione l'aveva calciata lui e Caracciolo è stato bravo subito a crederci e l'avversario ha dovuto... Lo stesso sul secondo gol? Lo stesso sul secondo gol. Quindi Zaccone alla fine, anche se non segna, è sempre deciso. È devastante. Sì, sì. Io gli chiedo molto di più perché può dare molto di più. Però... 6 punti in classifica su 3 partite sono un bottino di tutto rispetto. Sì, su 4 partite, perché abbiamo giocato 2 in casa e 2 fuori casa. Su 4 partite sono pochi, per quello che mi aspettavo io pochi. Adesso... Oggi mi aspettavo, per me e per la squadra era importante, perché dovevamo vincere, perché noi dobbiamo fare un campionato di alta classifica. Per la qualità, per la società, per il pubblico, per merito e per tutti. Largo ai giovani. Sì, io il fatto dei giovani per me, non, io li considero dei giocatori della mia squadra. Sono contento, più ragazzine, più giovani ci sono in campo, io più sono contento. Non ho questo problema di farli giocare.